Siamo qui con il presidente della Dina Calcio a 5, Gianluca Lastarza. Oggi una partita molto convincente, molto solida, la squadra è in fiducia. Sì, è la prima volta che giochiamo al completo con il rientro di Marcelo Gimenez e finalmente Maina, che è stata la partita, insomma, che ha dimostrato il valore di questa squadra. Nelle prime due giornate purtroppo non, per motivi vari non siamo riusciti ad averli entrambi in campo e sicuramente sono dei giocatori che ti danno quel qualcosa in più. Al di là, diciamo, delle assenze, l'impressione è stata che l'approccio psicologico è stato corretto. Primi 30 secondi della partita, del primo tempo, subito in gol, nella ripresa, nonostante il risultato già abbastanza acquisito, altri tre gol subito nei primi minuti. Sì, è l'intensità, è quello che ho chiesto ai ragazzi. Al di là del valore della riccia, è comunque un campionato in cui se non entri con l'approccio giusto puoi sbagliare partite come l'abbiamo fatto col Prato Rinaldo. È ovvio, se la rigiochiamo altre 10 volte sicuramente il risultato sarebbe diverso, però ecco, credo che i ragazzi abbiano capito finalmente che se vogliamo puntare a vincere il campionato dobbiamo avere questo tipo di mentalità, questa intensità che è importante. L'ho vista dal primo all'ultimo minuto e faccio veramente i complimenti ai ragazzi. Mister Batista, una vittoria veramente convincente da parte vostra, 9 gol, soprattutto sembra che dal punto di vista psicologico la squadra si sia liberata delle paure delle prime due giornate. Sicuramente, però ogni partita ha la sua storia. Oggi ragazzi dal primo minuto hanno interpretato bene la gara, abbiamo fatto gol subito, cosa che non ha dato opportunità di loro si chiudere lì dentro come parecchie squadre fanno quando vengono a giocare nel campo nostro, però alla fine penso che è stato merito nostro di non lasciare loro giocare e noi imporsi in casa, e quello che più interessa è fare il dovere di casa. Quali sono questi tre punti importantissimi? L'ultima domanda che le rivolgo è: dove può arrivare questa squadra? Ha le potenzialità per poter vincere il campionato? Potenzialità sicuramente c'è, però sono anche altre squadre che hanno queste potenzialità. Basta vedere allora, sta lì su, Colleferro ha vinto contro di noi qua dentro. Siamo andati la settimana scorsa a giocare contro una fortissima squadra con Paolo Agus, che siamo andati a vincere lì. È un campionato tosto, tirato, difficilissimo. Sabato prossimo già andiamo una trasferta, altra sicuramente delicata, contro Capoterra, altra grandissima squadra, stava facendo un bellissimo campionato. Quindi si deve mantenere la massima concentrazione, cercare di migliorare in tutti gli aspetti. È inizio di stagione, il campionato è lungo, sono tante cose da succedere, però dobbiamo guardare partita per partita. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV.